hanno distribuito ben 338 questionari ai loro coetanei, hanno raccolto tutte le risposte e confezionato un dossier degno dei migliori cronisti e sondaggisti. Loro sono i ragazzi della scuola media Sacconi Manzoni di San Benedetto che hanno frequentato il laboratorio di giornalismo. Assieme alle docenti Maria Stella Trevisani e Giorgia Sgattoni e con la supervisione di Pierpaolo Flammini, i ragazzi di prima e seconda media hanno elaborato un sondaggio sui rifiuti e la raccolta differenziata, dal quale è emerso un risultato più che incoraggiante. Il 91,5% delle famiglie e degli studenti dichiara di praticare la raccolta differenziata. I dati sono stati presentati davanti all'amministratore delegato della Picena Ambiente, Leonardo Collina, e al responsabile marketing, Paolo Mercuriali. I risultati, in conferenza, sono stati esposti da loro, i piccoli cronisti. Alla prima domanda, nella tua famiglia si differenziano i rifiuti? Ci sono state 329 risposte, di cui 301 sì e 28 no. Cioè, 91,5% sì e 8,5% no. Riguardo i rifiuti, possiamo dire che siamo molto, molto felici di queste graduatorie. Infatti la raccolta del lumino, mandata da poco, è stata subito accettata con un enorme incremento della sua raccolta. Si può infatti vedere sui questionari, che tra un po' Giampaolo vi farà vedere, che il 70,5% ha raccolto ampiamente questa proposta della nuova raccolta sull'umido. Il 25% si occupa di riciclare i metalli, il 69,9% la carta e cartone, il 70,8% la plastica, mentre il 54,8% il vetro. E poi, come fanno i professionisti, anche qualche informazione su coloro che hanno risposto al questionario. Le città di provenienza sono soprattutto San Benedetto del Tronto, con 271 alunni di questa scuola, poi c'è anche Grotta a Mare con 39, Martinsicuro con 15, Accoglia Piceno con 5, Mon San Paolo del Tronto con 2, Ascoli Piceno, Massignano e Tortoreto con 1 e 2 non hanno risposto a questa domanda. Massima soddisfazione per Collina, che ha sottolineato come la raccolta differenziata stia effettivamente prendendo piede sul territorio, merito anche di iniziative rivolte alle nuove generazioni. A nostro avviso occorre spingere dal basso certi tipi di dinamiche e non sempre proporle diciamo dall'alto attraverso progetti specifici, per cui già da qualche anno collaboriamo e vogliamo continuare a collaborare con questi tipi di iniziative, sempre che ci sia un piccolo diciamo argomento riferito a questi tipi di attività.